Buongiorno ragazzi, oggi vi faccio vedere tre unboxing. Non so ancora se li pubblicherò tutti insieme o li dividerò. Questo è il pacco che mi è stato consegnato dal Corriere Bartolini e riguarda alcuni prodotti che sono distribuiti in Italia da Origin STB. Vi ricordo infatti che Origin non distribuisce unicamente il marchio ICMICRO, ma distribuisce anche Vortex Optic e Nikko. Nikko è famosa più che altro per i cannocchiali da tiro, in realtà vende anche un binocolo. Quindi ho chiesto a Origin di inviarmi il binocolo Metor HD 8x42 e di contro, visto che c'è un vivo interesse per le osservazioni terrestri a lunga distanza, questo lo spostiamo, ho deciso di farmi inviare anche il Vortex, facciamo così, scusate, il Vortex Skybub HD nel formato 18x56. All'interno troviamo tracolle in neoprene, cinghia per la borsa in neoprene, che è questa. Poi cosa abbiamo? Ah, abbiamo un adattatore per il treppiede di serie, molto interessante. Poi un manuale per il rapido utilizzo e il panno per la pulizia delle ottiche. Rimettiamo tutto dentro e occupiamoci un attimo del binocolo. Di questo formato, sempre per Vortex, avevo provato il Vortex Razor UHD 18x57. Questo è un modello, diciamo così, meno costoso. Come vedete, un prisma a tetto. Oculari è decisamente grande. Ci sarà modo di provarlo nei prossimi giorni. Io do un attimo giusto un'occhiata. Va bene. Allora, cerchiamo di non essere come al solito troppo prolissi. Quindi mettiamo via la custodia Vortex e andiamo un attimo a verificare cosa c'è nella scatola della Nikko Stirling. Io faccio sempre fatica ad aprire le scatole e temo sempre di graffiarle o di spaccare il cartone. Allora, all'interno della scatola troviamo tracolle in neoprene. Poi panno per la pulizia delle ottiche, che rimetto a posto, e un piccolo manuale relativo alla distanza di regolazione, distanza interpupillare, messa a fuoco e come utilizzare il paraluce. Vediamo il binocolo. Ah, beh, certamente c'è anche la borsa in cordura, in questo caso la tracolla è stata agganciata direttamente alla borsa in cordura. Metor HD o HD 8x42 della Nikko Stirling. Attualmente non chiedetemi i prezzi perché devo ancora andare a verificarli e magari più tardi sento il responsabile di Origin, Mauro Spozio, per vedere in che fascia di prezzo può essere inserito questo binocolo che viene dichiarato come HD. Adesso così di primo acchito l'immagine è nitida. C'è un po' di perdita dei bordi, un po' di cromatismo laterale, però prodottino interessante, ci sarà modo di provarlo. Ragazzi, io vado avanti con gli altri unboxing. Buona giornata.